stai passando questa ragazza piena di contenuti e povera di opposizione, che lei è stato promosso, veramente promosso, mi è piaciuto tantissimo questo lancio. Grazie, signori ministro. Sì, perché vede, Pastorella, quello che cercavo di dirle prima è che le cose non si devono imparare a memoria, come i pappagalli. È stata troppo concisa la risposta che lei mi ha dato all'inizio e per questo ho dovuto bocciarla. Perché bisogna metterci dietro un minimo di contenuto, un minimo di pensiero, una riflessione, come ha fatto Lanza, che io sposo a pieno titolo. Non si può pensare ad oggi ad un vecchio sistema scolastico in cui il sapere viene dall'alto verso il basso, no? E Azzolina! No! Allora, avanti, Pavotella! Eccomi, eccomi! A una certa ora gli parte l'embolo, sappiamo. Mamma mia, che ansia! No! Vi lavo i banchi verdi, ve li metto marroni, quanto è vero Dio! Allora, Pavoncella! Sì! Dove si compra il pesce fresco a Siracusa? Allora, da quello che mi ricordo e mi hanno insegnato quando ero piccola, in pescheria. Allora, io manderei la signora Pavoncella, signorina Pavoncella, ahimè, in Erasmus a Siracusa a fare esperienza di quello che è il nuovo sistema scolastico, più pragmatico, appunto, pragmatico si dice, pragmatico. Essere è chiaro. Cazzolina, silenzio, Coscarella! E mica si può continuare solo con la teoria delle cose che si imparano a memoria come tanti autonomi! Ma che c'entra adesso, scusi? Va bene, non la disturbo più. Come si chiama questo qua? Allora, mi dica, signor Pino, interrogato, si smuti subito? Si smuti? Ce la fa? Signor Pino? Signor Pino? No. Sì, lo stiamo smutando. Un attimo. Signor Pino è stato smutato. Non si è acceso. Lo dice il ministro della pubblica istruzione quando se ne va. Signor Pino, allora, mi deve dire, per favore, com'è il nome di battesimo di Ronaldo? Io la so la risposta, ma non lo aiuto. Non però interessa, Coscarella, perché io la mando direttamente a lei, al signor Pino, agli esami di maturità. E non si ribelli, perché le domande le sceglie il notaio, per favore. Allora, andiamo avanti. Ciotola, lei mi dica i nomi di tutti i presidenti della Repubblica Italiana. Bravissima, Ciotola. Lei è una donna colta, intelligente, piena di contenuti. Bellissima, è proprio quello che ci vuole al nostro paese. Promossa. Totti. Pure, no? Sì, l'ho già promossa. Passiamo avanti. Mamma in quarantena. Vediamo se è stato. Allora, mi annunci per favore, subito, presenti i suoi genitori, perché l'ho dovuta richiamare con la giustificazione, perché lei me ne va in giro con un signore con cui fa dei figli. Sì, allora, chiedo scusa. No, mi ascolti. Mi annunci, per favore, una poesia di Bertolt Brecht. Ma, cioè, quello Brecht, cioè, prima o dopo Cristo? Quale, cioè, nel senso, io, dopo Cristo, cioè, nel senso, quale? Perché poi ce ne sono diversi, qui c'è Bertolt Brecht ante Cristo e dopo Cristo, e post, no? Io direi quello... No, mi scusi, Coscarella, una comunicazione importantissima mi arriva adesso dal sì. Dal palazzo. Che è successo? Che è successo, Azzolina? Segua il rumore. Allora, nuovo decreto, mi è arrivata adesso la comunicazione da Palazzo Chigi. Allora, per l'esame di maturità, dopo attenta riunione, abbiamo deciso che sarà necessario collegarsi nei giorni stabiliti, quindi non in altri, con il servizio pubblico della RAI, durante la trasmissione che si chiama L'eredità, per l'occasione invece dell'eredità si chiamerà Maturità, conduce il professor Amadeus, presidente della commissione, affiancato da Flavio Insin, che sarà l'ispettore. Ci siamo su questo? Ci siamo o no? Sì, ci siamo. Guardi che io non la promuovo, eh? Allora. Ci siamo. Ci siamo? Allora,
me ne vado dicendo, mi scusi, ma questa è una cosa importante, la devo dire. Vi devo lasciare i compiti a casa. Compiti a casa per tutti, per favore, per favore, per favore. Niente, si incanta sempre stasera, ministra, come dobbiamo fare? Segua l'umore. Allora, sì, per favore, per favore, per favore, imparate la Costituzione italiana a memoria. Arrivederci. Grazie, grazie ministro.